vince il 40° sul Money International Film Festival tra i corti italiani, L'uomo materasso di Fulvio Di Suleo. E anche per lui chiederei un bel applauso, quindi Fulvio Di Suleo ed Edoardo Pesci, il suo protagonista, pissano il premio già conquistato per il SIF Studenti. Il Sulmona International Film Festival ha tagliato quest'anno il prestigioso traguardo dei 40 anni di attività. Una ricorrenza festeggiata e celebrata con una settimana di eventi, mediante un calendario ricco di appuntamenti, non esclusivamente rivolto a un pubblico di settore, in grado di interessare e incuriosire una platea trasversale di tutte le età. È un'edizione speciale perché è dal 1983 che a Sulmona c'è questo festival. Inizialmente Sulmona Cinema Film Festival si teneva in luoghi che non erano sale cinematografiche, perché a quel tempo non c'era il cinema, e quindi si tenevano nella sala ad esempio del Centro Servizi Culturali di Sulmona, al Palazzo dell'Annunziata e persino al Teatro Comunale, dove sono state fatte bellissime edizioni. Sono centinaia i registi che hanno iniziato la loro carriera calcando questo palco, con il loro lavoro proiettato su questo schermo, e continuiamo ancora con questa bella edizione che non è solo cinema, tra l'altro, perché ha visto la letteratura, la poesia, ha visto le arti visive, ha visto la musica, ha visto gli interventi teatrali e ha anche visto una cosa interessantissima, che è stato l'intervento e l'incontro d'autore, così lo abbiamo chiamato, tra Francesco Alò, critico cinematografico, e Matteo Rovere, uno dei più interessanti registi e produttori italiani. Per finire, l'intervento commovente e che ci ha fatto riflettere su un tema molto importante come quello delle libertà in un periodo in cui vengono negate in molte parti del mondo, quello di Anita Caprioli, una bravissima attrice che ci ha trovato per la serata finale. Io credo che ogni volta che c'è la possibilità di raccontare delle storie, in questo caso di sperimentare il racconto attraverso il cortometraggio, è una fantastica occasione per chi vuole iniziare a raccontare delle storie, perché hai la possibilità in poco tempo e anche con un budget ridotto di poter elaborare un pensiero, una storia e anche un linguaggio, per cui il cortometraggio è fondamentale, e il fatto che ci sia un festival che mette a disposizione una vetrina la trovo una cosa sempre molto bella. Quest'anno abbiamo sentito forte la responsabilità di una programmazione che fosse all'altezza insomma, di un'edizione come la 40esima, che è molto importante per noi e estremamente cruciale per il nostro territorio. 50 opere provenienti da tantissimi paesi del mondo, un successo grandissimo. Abbiamo avuto tanti eventi anche collaterali, cinema e poesia, cinema e letteratura, e abbiamo avuto l'onore di ospitare uno dei più grandi sceneggiatori e registi contemporanei, che è Matteo Rovere, che ha tenuto un bellissimo incontro con Francesco Alò.